benvenuti a casa di Stefania Storai, che ora io vi presento. Lei vi dirà che è una casalinga, che è una persona normale, ma voi non credete a niente di quello che vi dirà adesso. Allora, chi è Stefania Storai? Una casalinga. Cioè, davvero, sì, a parte gli scherzi, sono una casalinga, appassionata di cucina, di vino, ho il mio blog con cui mi coccolo, e dove io mi sfogo, metto le mie ricette. In realtà, io ti interrompo perché vorrei dire a chi ci sta seguendo che Stefania fa parte dell'Unione Regionale Cuochi. Sì. In realtà è una vera professionista, sa fare veramente bene il suo lavoro anche se non lo pratica nelle cucine dei ristoranti. Nei ristoranti, sì sì, no, per quello sì. Ormai tanti anni che cucino, ormai tanti anni, tante scuole di cucina, tanti giri vari, ristoranti. Sommelier, insomma. Sommelier, sì, sì. Difatti sommelier è nato proprio per abbinare il vino al cibo, ma questo già 25 anni fa. Allora, oggi lei ci porta dentro una ricetta assolutamente invernale, che ci dà tanta energia, vitamine, calorie. Che cosa hai pensato? È la ricetta, la farinata di cavolo nero, perché è il momento giusto, questo bel freddo la mattina dà solo beneficio al cavolo perché lo rende morbidissimo. Quando non c'è questa possibilità, che il cavolo ora si trova sempre tutto l'anno, però se uno fa la farinata di cavolo nero, a quel punto lo prende, però lo mette nel congelatore per mezz'ora, gli basta per renderlo croccante. Siamo arrivati quindi ai fornelli, perché questa ricetta, quanto tempo ci vuole a farla? Non ci vuole tanto a farla la ricetta, deve cuocere come cuoce una polenta praticamente. La farina che noi andiamo a mettere in questo miscuglio che faremo, ha bisogno di cuocere come la polenta. Tre quarti d'ora tutti. Quindi tre quarti d'ora per questa ricetta che è bella ricca. Bella ricca, sì. Poi più magari c'è da cuocere i fagioli, uno li può prendere anche già cotti al forno, non è quello il problema. Però se no vanno messi a bagno la sera e poi la mattina cotti con tutti gli odori, come è l'abitudine di casa mia metterci l'aglio, la cipolla, il sedano, tutti gli odori, il pepe, in modo che poi sono molto aromatizzati, quando andiamo a passarli, a schiacciarli, hanno tanto aroma, non è che un fagiolo lesso e via, ecco, è quello. Allora, cominciamo questa ricetta ai fornelli. Qui sentiamo friggere questo rigatino. Sì, si fa sciogliere. Si fa sciogliere, questa è la parte grassa, no? Questa è la parte grassa, ci ho messo i canonici cucchiai di olio, perché giustamente se no non ce la fa. Un poco olio. Poco, mi sembra che in 4 cucchiai di olio. Si fa sciogliere tassativamente il tegame di coccio. Ecco, per fare questa minestra, questa farinata, ci vuole il tegame di coccio. Il tegame di coccio. Ecco, qual è la caratteristica? Ha una cottura, niente, ha una cottura molto più lenta, lunga, e allora distribuisce il calore molto bene, difatti se te lo tocchi qua, però non è quel calore forte che come quando lo metti nel coso d'acciaio che ti danneggia, capito? Questo è un calore dolce, forte ma dolce. Forte ma dolce. Tu da quanto cucini? Da sempre? Allora, diciamo una cosa, io quando ero piccola abitavo su in montagna, e noi vivevamo in cucina, i ragazzi si vivevano in cucina perché la cucina era il posto più caldo, dove c'era la cucina economica, dove c'era il fuoco, e specialmente d'inverno si viveva in cucina, che tra le pentole ci sono un po' sempre stata, il discorso è quello. E poi mi piace, mi dà soddisfazione, ma tutte le cose manuali a me piacciono, cose da fare in casa, manuale, ricamare, uncinetto, ferri, le cose manuali, sono portate per quelle più quelle tecniche, diciamo. Facendo la pulizia del cavolo nero, sì. Cosa molto importante, quindi. Importantissima. Senti, come è scritto, è bello croccante. Bello croccante. Sì, si deve togliere l'anima della foglia, che è quella che è dura. Quindi si usa solo la foglia, la parte morbida. La parte morbida della foglia.
Senti Stefania, mentre stai cucinando, mi dici com'hai passato questo periodo del lockdown? Cucinando. Cucinando. Cucinando, impastando. Allora, questa è la mitica mezzanuna della mia mamma. Meravigliosa. Meraviglia, no? Meravigliosa. Accomodata dal mio babbo, questi sono ricordi del cuore, perché si era rotta qua. Niente, questo era vattritato bene. Va tritato molto bene, come diventa così, insieme al prezzemolo. Perfetto. Ok, questa è la classica mezzaluna, molto... Si dovrebbe tornare un pochino a queste cose, perché un tritare con la mezzaluna è tutto un altro, tutta un'altra storia. Tritare con la mezzaluna anche fa sì che non si riscaldi il prodotto, no? Difatti, e quindi sì, di fatti è quello. Anche il battuto tritato con la mezzaluna ha un altro. Vai. Ora che il cavolo è abbastanza rosolato, ci mettiamo il cucchiaio di passata di pomodoro, come usava ai tempi. Io lo metto sempre anche nel ragù, anche se poi ci metto un po' di pomodoro, ma il concentrato ormai fa parte, vero? Te lo metti, lo usi? Quello fatto da me. Ah, brava. I fagioli non li ho passati, io li schiaccio. Io assaggio intanto, ancora non ci siamo, ovviamente ci deve essere aggiunta ancora la, però assaggio, eh. Il profumo è eccezionale, ottimo. Prima di mettere la farina gialla, giustamente dobbiamo sapere se è giusta di sale. Un pochino sciocca. Un pochino indietro di sale. Però buona. Buonissimo. Senti Stefania, ma il tuo vivere in montagna da bambina, no? Hai tanti ricordi. Questa farinata ti ricorda qualcosa? O comunque la farina di Gran Turco? Sì, più che altro a me... La farina di Gran Turco noi sì, si faceva la polenta, però non era proprio una cosa nostra da dire, più che altro era la farina dolce, la farina di castagne. La farina di castagne era quella più che noi usavamo. Ma il tempo passato in casa era tanto? Era tantissimo, tantissimo era. Poi sai, io mi ricordo la prima volta che la mia mamma era la sarta del paese, che vivevamo in cucina dove c'era la cucina economica, l'acquaio, insomma le classiche case di montagna. Allora mi ricordo la prima volta che la mia mamma mi disse: via, ora mettiti il grembo, vai, rigoverna te oggi. Quanti anni avevi? Avevo 6 anni, ecco perché ti dico la cucina purtroppo. E niente, ho cominciato con il panchetto e c'era la nonna della mia mamma che mi seguiva. Allora, giustamente, come prima volta, 3 volte li ho lavati. 3 volte ho lavato questi piatti, perché giustamente ero piccolina. Però, cioè, sono cose poi te le memorizzi nella memoria, non te le scordi più. Sono quei momenti di vita. Se chiudo gli occhi rivedo ancora la mia mamma a cucire e la mia nonna che mi diceva come fare. Sono ricordi bellissimi. Ora, 3/4 d'ora di cottura all'incirca, ora sta rassodando, sì. La vediamo. Difatti, vedi, non scorre più come prima, è più se soda. Venisse troppo dura? Se venisse troppo soda si allunga con un pochino di acqua. Un po' di brodo, se avete un po' di brodo, anche brodo di carne, anzi è meglio perché più sapore, allungato un pochino, però deve rimanere di questa consistenza, non più soda. Senti, ma per i tanti vegetariani che ci sono si potrebbe fare anche senza brodo di carne, senza pancetta? Certo, uno abbonda più con le altre cose, insaporisce, insaporitori d'oggigiorno, via. Ci sono anche il dado vegetale, anche fatto da noi, oppure anche quelli naturali, va bene, cioè per rendere saporito. Allora ora la impiattiamo. Questo è il nostro ciotolino di coccio, un po' tradizionale, diciamo.
di pepe, un giro di olio rosso toscano e la nostra farinata è pronta. Ha un profumo incredibile e tu questa sera la servirai, no? Sì, senz'altro, stasera calda, calda, dentro questi bellissimi ciotolini, chiusa dentro e poi all'ospite. Con il profumo che arriva, inondiamo tutto, una bellezza. Quindi una ricetta consigliata da Stefania Storari, ricordiamo il suo blog, molto interessante, dove ci sono un sacco di ricette, non solo quelle di pane e panificazione, perché lei è una maestra ovviamente in questo, una maestra panificatrice, fa dei panettoni eccezionali, dei pandori eccezionali, tutto quello che è panificazione sì. Fa parte del bagaglio, no, di Stefania. Fa parte di me, perché mi piace perché quando le cose lievitano e raggiungi certi risultati è soddisfazione. Infatti la signora della pasta madre abbiamo qui e quindi è un onore oggi aver cucinato insieme alla signora della pasta madre, però abbiamo cucinato una cosa che invece è diversa, un piatto toscano. Un piatto toscano del momento, perché è il momento ora. Però devo dire che sul mio blog questa è una delle ricette più cliccate, anche d'estate, sempre. Perché si mangia bene anche fredda. Sì, appunto, è una ricetta versatile. Noi pensiamo a questo periodo ed è giusto, perché il cavolo in questo periodo dà il meglio di sé. Però lo troviamo sempre tutto l'anno e infatti, le persone si sono adattate. E tu hai detto, per renderlo tenero, mi raccontava prima, cosa si fa anche in estate? Si mette nel congelatore, mezz'ora congelare, diventa bello croccante, dà il meglio di sé poi dopo, quando andiamo a preparare la nostra farinata. Bene, vi ringraziamo, grazie di averci seguito e grazie a Stefania Storari. Grazie tanto a voi.